per cominciare a dipanare la matassa degli strumenti possibili, chi meglio del vicepresidente di Moneta Positiva, Stefano De Francesco. Do a te la parola, Stefano. Grazie. Grazie Fabio. Buonasera a tutti, si sente? Vicino, vicino. Buonasera a tutti, allora per andare avanti... Dove va? Qui, questo pulsante qui. Ok, allora. Ok. Allora, da dove possiamo cominciare? Secondo me dovremmo cominciare dall'articolo 47 della Costituzione, perché abbiamo chiuso prima con la Costituzione, io riaprirei con la Costituzione, dove si dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito. In realtà queste sono cose che oggi la nostra Repubblica non fa. Non incoraggia e tutela il risparmio perché le forme di investimento che vengono offerte alla clientela in realtà non tutelano il risparmio, quanto al controllo del credito in realtà è nullo, perché oggi il sistema creditizio è completamente in mano a privati. Per capire come siamo arrivati a sviluppare le nostre soluzioni però bisogna fare un passo indietro e cercare di comprendere come funziona un sistema economico, perché tante volte si parla di tanti piccoli particolari ma non si comprende bene come funziona poi nel complesso. Allora, noi possiamo definire il sistema economico come una somma di transazioni, acquisti e vendite che vengono realizzate sul mercato attraverso lo scambio utilizzando la moneta. Ora, la moneta che noi utilizziamo fondamentalmente è di due tipi, abbiamo contante o credito bancario. Qual è la differenza che c'è tra il contante, ecco qua, il contante e il credito bancario? Che il contante rappresenta malapena il 7% della moneta che noi abbiamo in tasca, il 93% è credito bancario creato dalle banche commerciali attraverso i mutui, i prestiti, i finanziamenti nel momento in cui questi vengono erogati. Non è una differenza poco, perché mentre il contante è una variabile costante all'interno del sistema economico e non necessita di particolari lavori e particolari attenzioni, quanto riguarda il credito bancario invece, abbiamo che nelle fasi di espansione il credito si espande e quando il credito si espande aumenta la domanda, ma quando invece nei casi di recessione economica le banche concedono meno prestiti e meno crediti, in quel caso il sistema economico va in depressione. Qui possiamo vedere i dati, per esempio dell'Italia, e questa è una slide abbastanza semplice, perché sulla sinistra abbiamo i prestiti che vengono erogati al sistema, praticamente al sistema privato, cioè a imprese e famiglie. Noi vediamo che sono praticamente discesi dal 2012 ad oggi quasi 250 miliardi di euro, non è poco. Questo ha comportato che cosa? Che il bilancio complessivo delle banche in Italia non è cresciuto secondo una tendenza che l'avrebbe portato tranquillamente al di sopra i 4.500 miliardi, ma siamo rimasti al di sotto dei 4.000. Quando si riduce il credito si riducono anche i depositi, se si riducono i depositi si riducono anche i consumi, se si riduce il consumo si riduce anche il salario, si riducono i redditi. Quindi questa cosa porta a magari le aziende ad avere un maggiore invenduto, fare magazzino, e si tenta di fare quello che si può, quindi si riduce la produzione, si riducono le ore lavorate, questo ha un impatto negativo ovviamente sui salari, quindi i salari diminuiscono, se diminuiscono i salari l'accesso al credito è ancora più difficile e quindi abbiamo un loop che si genera e dal quale non se ne esce. Questa praticamente è la stessa slide di prima, solo in aggiunta a questa c'è il settore estero in pratica, dove vediamo che in questa botticella praticamente che è il settore privato, cioè settore imprese e famiglie, questo ha una particolarità, questi si possono scambiare la moneta, la possono tesaurizzare, la possono investire, ma non la possono creare, quindi nel settore imprese e famiglie la moneta può solo entrare dall'esterno, può entrare o con la spesa governativa o con i prestiti bancari o con i saldi delle partite correnti. E se l'Italia fino ad oggi è andata avanti pur zoppicando è proprio perché abbiamo avuto un saldo di partite correnti che ha compensato in parte sia la riduzione dell'apporto statale, perché vediamo che con gli avanzi di bilancio che sono stati realizzati ogni anno lo Stato ha immesso meno moneta di quella che ha tirato fuori attraverso le tasse. E per quanto riguarda invece il sistema bancario vediamo che il sistema bancario in realtà è in credito, nel senso che la quantità di crediti che vengono rimborsati assieme ai prestiti, agli interessi che vengono pagati, sono di più dei prestiti che vengono erogati. Quindi l'unico settore che presenta un saldo positivo è quello bancario, quindi noi a questo punto dobbiamo chiedere, ma l'economia a che serve? Cioè, se non serve a far star bene le famiglie e le imprese, tutto questo studio, a cosa viene fuori?
Qui abbiamo la lettera, la famosa lettera che venne inviata al governo Berlusconi da Draghi il 5 agosto del 2011, nel quale in fondo si legge che è necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e servizi personali. Cioè si chiedono sempre le stesse cose: privatizzazioni, liberalizzazioni, libero mercato. E cosa ha fatto l'Italia? Allora, l'Italia in 10 anni abbiamo applicato le ricette che ci hanno praticamente imposto e abbiamo avuto una riduzione della spesa pubblica, realizzando avanzi primari che nessuno in Europa ha realizzato. Noi abbiamo fatto 800 miliardi di euro di avanzo primario, che non è servito a nulla, perché come prima si vedeva in una slide, sono completamente andati pagati, andati a finire nei 4.000 miliardi di interessi che abbiamo pagato agli investitori stranieri, che per il 30% sono banche, soprattutto francesi. Quindi gli italiani sono stati tassati per pagare gli interessi alle banche francesi, questa alla fine è la logica. Il sistema bancario dal canto suo che cosa ha fatto? Ha ridotto il credito di quasi 250 miliardi, questi sono i prestiti che vengono erogati alle famiglie e alle imprese. Il risultato qual è stato? È che noi abbiamo avuto una povertà in Italia triplicata negli ultimi anni, triplicata. Le famiglie e le imprese sono più indebitate. E qui è rappresentata da quest'area gialla, perché ci vediamo che il reddito disponibile dal 95 ad oggi in pratica non cresce più significativamente, mentre per mantenere inalterato il livello di spese e consumi, quindi il nostro tenore di vita, le famiglie e le imprese sono state obbligate ad indebitarsi, e questo si viene confermato dal tasso di risparmio che è in picchiata. Ovviamente questo non poteva non avere impatti sui salari e sui redditi, che sono scesi praticamente da quando l'euro siamo entrati nella zona euro. La cosa peggiore, come si diceva anche prima, però, è la concentrazione e la velocità con la quale la ricchezza si concentra nelle mani di sempre meno numero di soggetti, cioè sempre meno persone detengono quantità sempre maggiori di ricchezza. Abbiamo visto che il credito è importante, ma perché è così importante? Andiamo a vedere la relazione che c'è tra il credito bancario e l'occupazione. Il credito bancario in pratica è la linea rossa, la disoccupazione è la linea blu, dovremmo vederle invertite, però si vede che quando il credito aumenta la disoccupazione diminuisce, quando il credito diminuisce la disoccupazione aumenta. Ancora, l'impatto che c'ha il credito sul mercato immobiliare. Le bolle immobiliari sono gonfiate dal livello di prestiti che vengono erogati al sistema, non perché sono distrutte le case o perché è decuplicata la domanda di abitazioni. E qui c'è una correlazione del 78%. I mercati finanziari, cioè l'impatto che ha la leva sui mercati finanziari è straordinaria. Qui noi vediamo che la quantità di denaro presa a prestito, quindi il debito, segue pedissequamente l'andamento dello standard Poor's 500. Però la cosa su cui io ora volevo farvi notare è che, pur restando nell'euro, non tutti i paesi dell'euro hanno avuto le stesse performance, cioè c'è chi è andato meglio e chi è andato peggio. Negli ultimi anni abbiamo che il PIL pro capite, per esempio, dell'Italia è cresciuto a malapena del 2%, quello invece della Francia del 20%. Non è un grande risultato, però è meglio del 2. Allora, come è successo questo qua? Siamo tutti e due nell'euro, quindi dovremmo essere soggetti agli stessi obblighi, agli stessi adempimenti. Abbiamo che mentre la spesa pubblica in Francia è cresciuta dal 2000 ad oggi di quasi il 40%, passando da 1.000 a 1.440 miliardi, in Italia la spesa pubblica è passata da 720 a 803 miliardi, credo, quest'anno, quindi con un incremento dell'11%, quindi un quarto di quello che è cresciuta la spesa pubblica in Francia. Ma se andiamo a guardare quello che è successo al credito, noi vediamo che il credito in Francia è cresciuto di 2.200 miliardi nello stesso arco di tempo, mentre in Italia è di appena 250. Quindi noi abbiamo due nazioni apparentemente simili per economia e anche per struttura economica, dove però il credito fa la differenza, perché questi 2.200 miliardi entrano a far parte dell'aggregato monetario M3, che rappresenta un po' la spesa complessiva che che è presente nel sistema, e a differenza di quello che c'è per l'Italia, noi vediamo che gli effetti sul PIL sono piuttosto evidenti. Da una parte
il PIL sale e dall'altra parte il nostro non siamo più tornati ai livelli del 2008, mentre la Francia ovviamente l'aveva superati prima della crisi pandemica. Capito quindi il credito e l'importanza del credito per uno Stato, per realizzare delle politiche economiche effettivamente capaci di creare benessere per la popolazione, dobbiamo dire che noi attraverso le banche pubbliche potremmo arrivare a fare che cosa? Innanzitutto ad utilizzarle in maniera anticiclica, cioè noi abbiamo visto che il credito si contrae nei momenti di depressione e si espande nei momenti invece di grande accelerazione. Noi con queste banche, con un sistema di banche pubbliche potremmo fare il contrario, quindi entrare laddove l'economia reale sta in difficoltà e il credito bancario privato fa un passo indietro, e invece noi entrare in quel senso con credito pubblico. Oppure acquistare titoli di Stato come prestatore di ultima istanza, come fa per esempio la Germania, o ricevere direttamente finanziamenti dalla Banca Centrale Europea. Noi come Moneta Positiva abbiamo identificato una cosa piuttosto semplice, che era quella di realizzare un insieme tra Monte dei Paschi, Banca Popolare di Bari e Medio Credito Centrale, per creare una realtà, un polo pubblico consistente, strutturato, presente su tutto il territorio anche con gli sportelli, in grado di operare realmente anche al dettaglio e con un investimento minimo da parte dello Stato, visto che detiene credo il 68% del Monte dei Paschi. Quello che a conferma di questa ipotesi, che per noi speriamo sia un'ipotesi di lavoro sulla quale poter lavorare presto, c'è il caso della Germania. In Germania ci sono più di 1400 banche pubbliche ancora. Di queste 1400 banche pubbliche, confrontate secondo i dati della Bundesbank con la redditività delle big banks, delle banche più grandi, noi abbiamo che le banche pubbliche tedesche lavorano meglio, guadagnano di più, erogano più credito in maniera costante nel tempo e quindi svolgono quella funzione che dovrebbe svolgere un sistema pubblico all'interno di un più generale quadro di governo dell'economia da parte dello Stato. Ecco, noi dovremmo fare la stessa cosa. Grazie. Allora, per fare sempre un piccolo riepilogo di quello che stiamo dicendo, praticamente i problemi della causa della crisi economica sono sostanzialmente tre. Da una parte c'è lo Stato che ha problemi di finanziamento a causa del debito pubblico, del costo degli interessi e del ricatto dei mercati finanziari con lo spread. Poi ci sono le imprese che, come ha detto Stefano, hanno problemi di finanziamento perché con il credit crunch, cioè la riduzione del credito bancario degli ultimi anni, non riescono più ad avere la liquidità sufficiente. Considerate che c'è un altro fattore ancora più grave, che le banche italiane stanno diventando straniere, cioè vengono acquistate da soggetti stranieri che ovviamente non hanno interesse a finanziare le imprese italiane, perché in questa maniera si ha una sorta di colonizzazione finanziaria dell'Italia, e lo stiamo vedendo perché acquistano tutte le imprese nostre migliori e fanno fallire quelle diciamo concorrenti. Poi i cittadini hanno problemi di finanziamento a causa delle tasse, della disoccupazione e dell'aumento della disuguaglianza. In un quadro come questo servono nuovi strumenti, uno per ognuno di questi problemi. La banca pubblica svolge la funzione di finanziare l'economia, le imprese, le piccole e medie imprese soprattutto, e quindi, come diceva Stefano, permette di fare nuovi prestiti alle imprese, riceve prestiti a tasso anche negativo fino a qualche anno fa, adesso non più, dalla parte della BCE, e possono anche fare da prestatore di prima istanza, quindi acquistare titoli dello Stato. La banca che abbiamo individuato esiste già, il Medio Credito Centrale è già di proprietà 100% dello Stato italiano. Nel 2019 tramite una legge è stata ricapitalizzata e ha acquisito la Banca Popolare di Bari, avendo filiali su tutto il centro sud, ma unendola con Monte dei Paschi avrebbe le filiali su tutta l'Italia, e quindi ognuno di noi potrebbe, se vuole, trasferire i propri conti su una banca pubblica che non è soggetta al bail-in. La banca più importante tedesca è la KfW, pensate che all'inizio della crisi pandemica i tedeschi non hanno chiesto il PNRR, hanno fatto creare dalla propria banca pubblica 820 miliardi solo nel 2020 e hanno finanziato l'economia reale, perché le banche hanno questo potere, possono creare denaro. Se lo fanno delle banche pubbliche che non hanno finalità speculative ma hanno finalità dell'economia reale, è ovvio che questo è un vantaggio. Secondo vantaggio è che gli interessi
che noi, imprese e cittadini, pagheremmo la banca pubblica, ritornano allo Stato e possono essere reimpiegati nell'economia, in un circolo virtuoso e non vizioso.